Questo video vi spiegherò come è fatto e come funziona l'orecchio, passo indispensabile per comprendere cos'è l'idrope e in che modo si sviluppa i disturbi che l'idrope può procurare. Prima di tutto, bisogna sapere che dal punto di vista anatomico, il nostro orecchio deve essere considerato diviso in tre parti. L'orecchio esterno, composto dalla padiglione e dal condotto uditivo esterno, l'orecchio medio, che inizia dalla membrana timpanica e comprende la cavità del timpano, gli ossicini ed è collegato al naso e alla zona retrostante del naso attraverso la tuba di Eustachio, e l'orecchio interno. Dal punto di vista funzionale, invece, l'udito è coinvolto in una duplice funzione: la funzione uditiva, che ci permette di sentire, e la funzione vestibolare, che regola l'aggiustamento degli occhi e del corpo in risposta ai nostri movimenti. Ma c'è un'importante differenza. Mentre per la funzione uditiva tutti e tre i settori dell'orecchio sono importanti, l'orecchio esterno, l'orecchio medio e l'orecchio interno, la funzione vestibolare viene svolta esclusivamente da una parte dell'orecchio interno. Ovviamente questo significa che quando parliamo di vertigini e riferiamo le vertigini all'orecchio, ci stiamo riferendo in realtà solo all'orecchio interno. L'orecchio esterno e l'orecchio medio non potranno mai in nessun modo procurare vertigini, non essendo in nessuna maniera coinvolti in una funzione. Il percorso che le onde sonore o qualunque tipo di suono o rumore percepiamo fanno per poter giungere al livello di coscienza può essere suddiviso in quattro passaggi ben distinti. Le onde sonore vengono captate dal padiglione auricolare e trasportate lungo il condotto uditivo esterno fino alla membrana del timpano. La vibrazione della membrana timpanica, dei tre ossicini che ad essa sono collegati, il martello, l'incudine e la staffa, propaga questa vibrazione amplificata verso l'orecchio interno. L'onda sonora viene in questo modo trasferita dalla staffa, l'ultimo degli ossicini dell'orecchio medio, alla coclea, la parte uditiva dell'orecchio interno. Nella coclea ci sono solo liquidi, cellule ciliate, che sono i recettori dell'udito, e fibre del nervo acustico. L'onda sonora trasmessa dall'orecchio medio inizialmente mette in vibrazione i liquidi dell'orecchio interno. Questi stimolano le ciglia delle cellule ciliate a piegarsi e questa attività delle cellule ciliate produce un segnale bioelettrico che altro non è che la trasformazione dell'onda sonora nell'unico tipo di segnale che il nostro cervello può effettivamente ricevere. Infine, il segnale bioelettrico generato dalle cellule ciliate viene trasmesso attraverso il nervo acustico al nostro cervello. Quindi, come abbiamo visto, possiamo dividere il percorso che fa lo stimolo sonoro dall'esterno fino al nostro cervello in due distinte aree, diciamo due momenti distinti. Fino ai liquidi dell'orecchio interno il segnale viene propagato sotto forma di uno stimolo meccanico, quindi di onda sonora. Ma siccome questo tipo di segnale non potrebbe arrivare direttamente al nostro cervello, c'è bisogno di una trasformazione, che chiamiamo in medicina trasduzione, che avviene proprio a livello delle cellule ciliate interne. E adesso vediamo in particolare che cosa succede quando i liquidi dell'orecchio interno vanno a stimolare le cellule ciliate. Ed ecco le nostre cellule ciliate qui dal vivo. Beh, dal vivo no di sicuro, perché per poterle prelevare bisognerebbe fare una biopsia che ovviamente distruggerebbe l'orecchio e le cellule non potrebbero più riprendersi. A proposito, se le cellule subiscono un danno, quel danno è inevitabilmente irreversibile, perché le cellule ciliate, essendo neuroni modificati, non hanno capacità di riproduzione. Se sono danneggiate così, così restano danneggiate per sempre. Questo è importante ai fini della diagnostica degli acufeni e dell'ipoacusia, perché ovviamente potete già capire che un acufene o un'ipoacusia fluttuanti e irreversibili non potranno mai dipendere dal danno permanente. Ecco quello che avviene all'interno dell'orecchio interno, all'interno della coclea. Ed ora una piccola anteprima. Degli acufeni parlerò più in dettaglio in un prossimo video, ma intanto provate a immaginare cosa succede se i liquidi aumentati di volume rimangono ad esercitare una pressione sopra la membrana tettoria, che è quella parte che vedete sopra le cellule ciliate, e sulle cellule ciliate stesse. Ecco quello che avviene. Spero sia tutto chiaro, per ora abbiamo finito. In un successivo video parleremo dell'altra funzione dell'orecchio, così importante per la comprensione delle vertigini e dei disturbi dell'equilibrio, ovvero la funzione della parte vestibolare dell'orecchio interno. Grazie.